È un momento importante perché abbiamo approvato un piano e una rete ospedaliera, un piano sanitario e una rete ospedaliera che dà ruolo, vocazione, destinazione e che credo che anche grazie al lavoro che è stato svolto da tutti i consiglieri regionali di Teramo, da partire da Luciano Monticelli a Sandro Mariano e l'assessore Dino Pepe, si sia costruito una programmazione in questa provincia con un ruolo di quattro strutture che oggi andremo a rappresentare e ad illustrare. Partiamo da alcuni punti. La salvaguardia puntuale della rete di emergenza e urgenza, quindi il ruolo dei pronti soccorso, ma evidentemente anche il ruolo delle postazioni poi sul territorio. In secondo luogo una classificazione dell'ospedale che è molto oltre un ospedale di base, come presto verrà illustrato, perché ha tante discipline e reparti. In più, terzo luogo, un ruolo molto importante perché vogliamo accrescere il know-how e la qualità delle nostre prestazioni e quindi il know-how dei nostri operatori per mettere al centro il cittadino. Questo significa che questo piano mette nelle condizioni ciascuno dei presidi ospedalieri e soprattutto i tre classificati come ospedali di base di avere ognuno una sua destinazione e potersi in qualche modo destinare a certi tipi di prestazioni. Lavoreremo molto, baderemo molto al know-how, alla qualità, agli esiti delle cure per mettere al centro il cittadino.